Minchia, che succede? Qualche ora dopo. Ma chi ha rinunciato? No, scusami. Yorinobu Arasaka. Volevo alzarmi io. È storia vecchia, lo so. Stavo solo riflettendo. Pensaci un attimo. Hai tutto, giusto? Eddie, educazione. Tuo padre può schioccare le dita e ridurre mezzo pianeta in una cazzo di distesa nucleare. E invece tu decidi che, nah, al diavolo. E che cosa fai? Crei una cazzo di gang, gli Steel Dragons o una cosa così. Sparisci dalla tua famiglia. Ha deciso di vivere la sua vita. E giochi a fare il capobanda per qualche anno, ma per cosa? Posso cacciarti dalla corporazione, ma hai fatto lo stesso con i Valentinos, no? L'hai detto tu. Possono cacciarti dalla corporazione, ma non potranno toglierti la corporazione dall'animo. Quello è vero. Probabilmente era solo annoiato. Capita a tutti i ricchi, prima o poi. Fottuto turista. Turista o no, è appena entrato nell'atrio. E rieccoci in pista. Oh, ce l'hai fatta alla fine. Perfetto. Alziamoci. Diamo inizio alle danze. È il momento di fare i cazzoni ora. Questa nuova arma è perfetta. È rimasta in contatto per tutto il tempo? Da 3 ore e mezza. A proposito di quella scopa nel culo. Nel mio, dici? Ma dai! Sì, era solo un lapsus, sai. Cattiveria, so. Jackie. Ora potrei farti perdonare. Comunque, oh, neanche ad averlo fatto apposta, questa, come si può chiamare, sta cordicella per uccidere la gente così, è perfetta per questa missione. È stato proprio un colpo di culo. È stato proprio un colpo di culo trovarla, quell'arma. Jackie, forza. Saliamo. Di sopra, penso, non lo so. Se, eccolo qua. Andiamo al 100° piano. Ah, ecco il silenzio imbarazzante. Vuoi sentirne una bella? Spara. Adesso, sul serio. Ok. Sai perché Johnny ha cacciato la donna delle pulizie? Silverhand? Perché si rubava l'argenteria. Porca troia, Silverhand. Ah, Jackie. Non è male essere l'erede dell'impero Arasaka. Già. Di certo è meglio che essere il figlio di Rahul Wells. Ma dai, Jackie. Ragazzi, concentratevi, la cassaforte. Esatto. E fate in fretta. Sbrighiamoci. Che fretta c'è? Il segnale di Yorinobu è sparito. Cos'è, un cazzo di mago? Scusa un attimo. Senza campo, ma tornerà. Voi pensate a fare il vostro lavoro. Lei sotto la base. Volevo vedere se magari era... Scusa un attimo, aspetta un attimo. Ferma. Sembra che Yorinobu ci abbia lasciato un regalino. Già, la pistola leggendaria. Ho trovato una pistola leggendaria, sono contento. No, non è leggendaria ma iconica. Perfetto, guarda, sono felice. Sono proprio felice. E adesso? Collega il tuo link e rendici ricchi. Ok. Non male come idea, però. Scusami un secondo, vorrei... Giusto per sicurezza, visto che... Abbiamo visto che c'è un robottone niente male dall'altra parte. Vorrei... Prima idratarmi. E già che ci siamo, anche nutrirmi. Non si sa mai che qualcuno arrivi e ci voglia fare il culo. Tocca a te, Bug. Dammi 2 secondi. Ma perché tieni sempre gli occhi chiusi? Oh oh. Abbiamo ospiti volanti, Bug. Non so chi sia, ma lo staff è in subbuglio. Sono tutti e 200 sul Kibala. Non minchia. No, neanche a me. Quanto manca, te? Al 30% manca. Il nuovo viene verso l'attico. Fa il culo! Apri la cassaforte! 10%. Ci sono quasi. Fatto. Ottimo. Non c'è dentro niente, secondo me. L'ha già svuotata. Do un'occhiata. Il relica intatto. Integrità Bioshard 100%. Direi di sì. Jackie, fai attenzione. Bene, andiamo. Sbrighiamoci. Merda, troppo tardi. Yorinobu sta entrando. Nascondetevi. Dove? Vieni. La colonna più grossa. Ehi, scherzi? No, dentro, subito. Facciamo attenzione, Jackie, mi raccomando. Siamo dentro. Il che non risolve il problema, te.
Lo so che il nostro problema è ancora lì. Dammi un secondo, ok? Impossibile, quello è... quello è Adam Smash! La guardia? Peggio! È una leggenda di Night City. Un gran figlio di... La Madonna! Che facciamo? Aspettiamo. Sono arrivati. Arrivano dalla piattaforma d'atterraggio. Di chi cazzo parlano? Qualcuno che vorrà è Relic, sicuro. Non è possibile. Non sta succedendo davvero. Saburo Arasaka. Il padre? L'imperatore. Un'altra cazzo di leggenda. Due leggende in una stanza sola. Si è insonorizzato. Ma quello sembro io. No, dai, i capelli sono diversi. Figliolo, ciao, come stai? Merda. Vi ho scomanai di quelle di Utadaro. Oh, cazzo. Shhh. Cosa stufi? Arasaka-sama. Mada bodhicek. Sì, esatto, stai zitto. Watashi no musuko da. Lei no mono wo okaishi shimashou ka. Watashi ga yaru. Posso dire che mi sembra di averlo già sentito anche il doppiatore giapponese? Non ne sono sicuro, ma da... in qualche cosa di famoso, è molto... Troppo poco. Molto profonda. Ma non l'ha fatto, ora smettila. Stai zitto, Jackie, cazzo! Adam Smasher se ne va. Cazzo! Saburo Arasaka! Zitto! Cazzo! Ci sgamano! Mi ricorda Igor, ecco chi mi ricorda, Igor di Persona 5. Sono curioso di vedere cosa si dicono. Beh. È un cazzo di meglio da dire, padre di merda. Saburo, tranquillo, tanto lo rubiamo. Beh, sicuramente l'ha fatto per un grande motivo tuo padre, questo, eh? Yorinobu, smetti di andare avanti e indietro, per favore. Sa già che l'abbiamo rubato, mi sa, eh? Mi sa che lo sa già. Secondo me lo sa che è stato inculato il coso, eh? Non si aspetta più niente il padre ormai, giustamente. Dai! L'ha ucciso con un colpo? Ah, ok, mi sembrava strano. Minchia. Zitto, cazzo. Adesso si suicida, vuoi vedere? No, fermo! Wow, c'ho un po' di tensione addosso, eh. C'ho un po' di tensione anche io addosso ora. Vorrei mettere l'hotel in isolamento. Posso chiedere perché? No! Attenzione! Codice rosso. No! Adesso ci sgamano, danno a noi la colpa quando è stato lui! Seguite le istruzioni.
del personale dell'hotel. Ma dai, ma si vede che c'erano i segni del collo. Adesso ci sgamano. No, adesso ci sgamano. Quanto ci fai? No, ti prego. Ma dai, si è spostato il cadavere. Si è spostato più avanti. Jackie, non fare casino, ti prego. Stai buono. Cosa è successo lì? Yorinobu ha appena ucciso Saburo. Cosa? Suo padre, cazzo. Ok, sì, con calma. Tra un attimo la sicurezza arriverà in forze. Usciamo. Siamo fottuti. Usciamo, usciamo, usciamo. Devi tirarci fuori. Dov'è Yorinobu? Dov'è Yorinobu? Io non lo so. Ho perso le telecamere. Hanno isolato l'intero edificio. Dovremmo uscire da sopra. Qualcosa. Dalla finestra. Grazie. Porca puttana, Saburo Arasaka è morto. Fa strano persino a dirlo. Vieni, Jackie. Apro la serratura. Dovreste vedere una scala. Scala. Oh, merda. No, non adesso. Cosa? Mi hanno beccato. Bug! Oh, Cristo santissimo. Abbiamo perso te. Cazzo! Siamo dei pezzi grossi. Contento, Jackie? Vieni, Jackie. Hanno ammazzato i bug, mi sa. Ormai è finita. Merda. Non guardare giù. Merda. Sì, siamo in alto. Jackie, tieni quella valigetta, ti prego. Se sono qui per Saburo, sono un po' in ritardo. Solo che non ci vedo. Speriamo di no, però sbrigati. Salta! Cazzo! No! Il relic! È rotto! Merda! Per un pelo! Il relic! Madres! Si mette male! Stai sanguinando? Jackie, stai sanguinando! Preoccupati dopo per me! Controlla il relic! Contenitore okay. Depressurizzato! Integrità biochip al 94%! E continua a scendere! Carajo! Cazzo, dobbiamo fare in fretta qua! Chiama la Parker, me! Per dirle che il contenitore è rotto! Fallo e basta! Evelyn? Vi, è con me che su tutti i notiziari. Che cazzo sta succedendo? Yorinobu ha ucciso il padre. Il contenitore è danneggiato. L'integrità del biochip è al... Jackie? 86%! 86%! È in calo! Merda! Ok, ascolta. C'è solo una cosa che potete fare. Uno di voi due deve inserire il relic nella sua porta neurale. Oh! È sicuro? Non mi sembra sicuro. Più aspettate, più rischiamo di perderlo. Beh, qualcuno dovrà farlo. Va bene, lo faccio io, sono il protagonista. Lo faccio io. Nel nome del padre, del figlio. No, Jackie, non farlo. Amen. Jackie? Jackie? Stai bene? Non lo so. Credo. Non sento niente. Quando tornate, estraiamo il relic per una scansione completa del cervello. Ma prima voi due dovete andarvene da lì, cazzo. Sì, ma sto qua sta male. No, dai. Jackie, non mi puoi morire, ti prego. Arriviamo fra 2 minuti. Fatti trovare pronto. Jackie? Okay. Certamente, signor Wells. Sarà meglio, cazzo. Dobbiamo in qualche modo raggiungere la lobby. L'unico modo è passare dal garage. Sì, ma tu non stai bene.
Meno male che ti sei curato. Sì. Bene. Andiamocene da qui. No, dai, non mi puoi abbandonare, Jackie, per favore. Attenzione. Codice rosso in vigore in tutto il Confetti Plaza. Restate nelle vostre stanze. Ok. Cerchiamo di fare attenzione, Forze speciali della Rasaka. Le forze speciali? Sì, sono nella lobby. Controlleranno tutti i piani del palazzo. Figa, tutti i piani. Jackie, fai attenzione, ti prego. Non mi mollare, bello. Cerca di resistere. Merda. Oh, cazzo. Dei droni hanno rilevato delle minacce. Ce n'è solo uno, vero? Ok, allora aspetta un attimo. Proviamo a distrarlo. Ho visto ce ne sono due. Controllo l'area. Ce ne sono due, merda. Merda, ce ne sono due. Che cazzo sta succedendo? Niente di buono, direi. Allora, aspetta. Mr. Stein. Ok. Questo è andato. Bene, cosa abbiamo qui? Ma, Jackie, come hai fatto? È comodo. Come cazzo hai fatto? Ok. Merda, no, io non volevo mandare avanti. Codice rosso in vigore in tutto il Confetti Plaza. Volevo prendere restate l'arma. Nelle vostre stanze e seguite le istruzioni del personale dell'hotel. Ok, aspetta. Posso farlo? Già che ci siamo, scusami. Facciamo tutto assieme, no? Ecco fatto, perfetto. Ormai ho capito come si fanno queste cose. Sono diventato un pelo più bravo. Quante armi abbiamo? Ne abbiamo solo due, ok. Mettiamo il silenziatore, anche se questo diminuirà purtroppo il danno dell'arma, ma per adesso è l'unica cosa che possiamo fare. Vieni, Jackie. Come fai a essere già lì? Spiegamelo. Hai controllato la stanza. Merda. Sì, tutto libero. Niente di strano fuori dal normale. Dai, voglio analizzarlo. Ok. Allora controlla di nuovo. Come faccio a distrarlo? Ok, quello se ne sta andando. Merda, 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 merda. Con calma. Allora, spegni la telecamera. Perfetto. Allora, aspetta un attimo. Segniamo anche il tizio lì. Vediamo, potrò distrarlo. Ah, merda. Devo distrarlo. Attenzione. Codice rosso in vigore in tutto il Confetti Plaza. Restate nelle vostre. E questo lo afferriamo. Le istruzioni del personale dell'hotel. E questo lo uccidiamo, via. Così non lo trova qua. Perfetto. L'ho talmente infilato anche nel muro. Talmente. Oh. Allora, con calma. Proviamo a riavviargli le ottiche. Così almeno non ci vede. Merda, da dove? Non è possibile! Facciamo attenzione, Jackie, cazzo! Continuate a ecco fatto. Io non pensavo ce ne fosse un altro, sennò mica facevo tutto sto casino. Che diavolo. Posso fare anche un attacco caricato, devo ricordarmelo questo. Jackie, facciamo più attenzione, mi raccomando. Certo, è stata colpa mia, me ne rendo conto. Me ne rendo conto che è stata colpa mia perché non ho fatto attenzione che ce ne fossero altri. Siamo sotto attacco! Niente male! Ci hanno già sgamato? Minchia! Jackie, non ti mettere davanti però, per favore. Sparate! Uff. Cazzo di
Cazzo di idioti, però intanto i cazzi di idioti qua erano belli che armati. Erano belli pronti questi, altro che. Dannazione. Merda, il frame rate. Che succede? Beh, ormai mi sa che tanto ormai. Mirate alla testa. Oh, sto filo però mena, porca troia se mena, non pensavo. È l'azzo d'oro della giustizia questo, santo cielo. Meglio questo di una pistola. Contatto con il nemico. Attenzione! Ormai sono in allerta questi. Questi sono in allerta ormai, cioè sanno ormai che siamo qui. Vieni qua che ti taglio. Chi l'avrebbe detto? In due, forza, forza. Sì, ti vedono. Ti vedono, grazie. Ormai. Ormai è tardi per non farci notare, no? Ormai le armi silenziate penso che ci serviranno poco. Contatto col nemico. Attacco. Cosa stai aspettando? Là, e ormai. Ormai sanno benissimo che siamo qui. Forza, forza, forza. Cerchiamo unità. Ecco fatto. No, Jackie. Figa, scusami. Hanno le telecamere ormai. Ormai cosa ci possono fare con le telecamere? Cosa hai tu di viola? La chiave d'accesso, un gilet antiproiettile e del cibo. Va bene. E siamo anche saliti di livello, quindi andiamo avanti ancora di questo. Siccome non so su cosa scali il filo, io credo che scali sulle turbine, ma non ne sarei sicuro. Cioè penso che sia attacco contundente o comunque attacco fisico. Boh, proviamo questo. Secondo me scala su attacco fisico. In ogni caso, visto che tanto i nemici arriveranno di sicuro, ci facciamo un'idratazione, che così aumentiamo il recupero della stamina. Vieni, Jackie. Jackie? Che stai facendo? Bravo, bello. E adesso la vedo dura a scendere. Cosa? Sapuro Arasaka. Cosa? 150 anni. E di tutti i cazzo di giorni. Questo è vero. Aveva 150 anni ed è morto proprio oggi. Proprio ora. No, Jackie. Ti sembra divertente? Risparmia le forze. Jackie. E cosa credi che stia facendo? Non fare cazzate. Tranquillo, vi. Ne usciremo vivi. Io ho paura di no, purtroppo. Perché lo dici? E perché? Perché lo dici tu? Prendertela con me. Scusami, non volevo farti. Cioè, non volevo prendermela con te, Jackie. Non ce l'avevo, scusami. Cazzo. No, ti prego, Jackie, non mi puoi morire. Jackie, tu non mi puoi morire. Non mi puoi abbandonare qui. Ecco fatto. Sparate! Jackie, tu non mi abbandoni in questo casino, figa. Hai capito? Tu non mi abbandoni qui. Concentratevi.
Che è successo? Porca troia, questo coso è grosso. Io provo continuo a girargli attorno. Provo la tecnica Dark Soul. Jackie? Sta diventando sempre più difficile uscire vivi da qua, eh? Beh, ce l'abbiamo fatta, dai. Siamo quasi fuori. Ehi, telecamere. Dove? Jackie? Dai, muoviti! Sì, ma tu non stai bene. Cazzo. Scendi. Dobbiamo scendere, forza. Sto perdendo sangue. Lo vedo. Jackie, tu non mi molli qui, eh? Meglio ucciderli che questi, secondo me. Poi ci creano casini dopo. Ecco fatto, dai. Ne manca solo uno. Manca solo questo. Ce l'abbiamo fatta. Ci sei? Jackie? Jackie, tutto a posto, vero? Ho risolto la situazione, sbrigati. Della me, in schiaccia! Bentornati. Dov'è? Ah, eccolo. I problemi li avremo se non ti dai una mossa! Minchia. Opinione del cliente registrata. Com'è il nostro mezzo? In ottime condizioni. Purtroppo però siamo inseguiti. Devo iniziare a sparare? Unità di combattimento attivata. Mantenete la calma. La calma! Posto di blocco in vista. Cazzo, Adam Smasher. Come faccio a uscire? Ci penso io. È difficile muoversi. Ok, un robottino è andato, perfetto. Dai. Dai, che ce la facciamo. Chi l'ha colpito con un razzo? Pericolo ostile. Ottimo lavoro, Dan. Jackie, ce l'abbiamo fatta. Sei pallido, sembri un cadavere. Ce l'abbiamo fatta, Jackie! Ci siamo riusciti! Mi sa di sì. Jackie? Il sistema rileva che le condizioni del signor Wells sono critiche. Lo so. Portaci da un bistro, allora sbrigati dov'è. Quanto è grave. Portaci da un bistro, presto! Sono desolato, ma non è possibile. Il nostro itinerario è stato preimpostato e pagato in anticipo. Non sono autorizzato a modificare. Fanculo l'autorizzazione, fa quello che ti dico! È tutto ok. No! Jackie, no, ti prego. Suggerisco di mantenere il signor Wells cosciente. D'ora in poi avremo solo lavori migliori, pensa a Misty. Andrà tutto bene, rivedrai Misty, tua madre, tutti quelli che ami. Jackie, non chiudere gli occhi. Misty... lo sapeva. No, Jackie, no, ti prego. Saputo. No, Jackie. Il mio chip.
Jackie, no, ti prego. Tienilo stretto per me. No, Jackie, no. Il mio primo migliore amico di questo gioco. No. 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 Merda. No. Se Dexter fa una battuta sul fatto che ci ho guadagnato più io adesso che quel che Jackie è morto, gli sparo in faccia. Dove devo portare le sue spoglie? Cosa? Il pacchetto Excelsior comprende lo smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Da nessuna parte, aspetta, qui porto la casa della sua la clinica di Victor. Un secondo. Dammi solo un secondo, ok? Oh, Jackie. Perché mi hai dovuto abbandonare? Signor Wells, dove devo portarle? Dalla sua famiglia. Jack vorrebbe andare dalla sua famiglia. Lui ci teneva. La parente più stretta del signor Wells è Guadalupe Alejandra Wells, proprietaria del bar El Coyote Cojo. No. Oh. Mi accerterò che vi arrivi in sicurezza. Il signor Deshawn l'aspetta nella stanza 204. Ma si fotta. Addio, Jackie. Ci vediamo dall'altra parte. Ci vediamo tra i pezzi grossi, Jack. È tutto merito tuo se io sono qui, Jackie. Non ce l'avrei mai potuta fare senza di te. Sono sicuro che ci sia la X blu sul cadavere di Jackie, perché probabilmente c'ha qualche oggetto, ma non si potrà neanche toccare probabilmente. Guarda, c'è anche una pizza che saltella. Sono sicuro che a Dexter non gliene fotterà un cazzo e probabilmente finirà a mani in faccia questa situazione. Sono sicuro che finirà a manate questa situazione. Merda. Fammi entrare. Ti aspetta. Ehi. N54, perfino i canali pirata. Sei sulla bocca di tutti. E Jackster è in macchina. Secondo, è morto. Sì, è lì. Morto. Guarda, è diventato triste per un attimo, però. Si era attristato. Le mie condoglianze. Grazie. E Relic? Niente. Niente, purtroppo. Questa sì che è una buona notizia. Buona notizia. Saburo Arasaka. Morto. Hai idea del casino in cui mi avete trascinato? Non è colpa nostra. Avete ammazzato il fottuto imperatore, sua maestà. Non siamo stati noi. Chiunque c'entri anche solo lontanamente con questo casino è spacciato. Dobbiamo andarci dalla città. Sei tu che ci hai cacciato in questo casino. Dobbiamo andarcene. Lo so. È per questo che dobbiamo andarcene da Night City. Ah, io non me ne vado. Il fixer sei tu. Ok, calmiamoci. Dobbiamo definire una strategia. Nuova città, nuova identità. Ma prima, la tua faccia. Hai sangue dappertutto. Il bagno è lì. Vai a darti una ripulita. Perché ho paura che cercherai di ammazzarmi mentre sono in bagno? Non fare cazzate, eh? Merda, guarda qua che faccia. E così siamo già puliti, perfetti. Andiamocene. Non ne vale neanche la pena spaccarlo questo specchio. Ok, ora. E ti pareva. Ti pareva che non faceva lo stronzo.
posso rischiare. Ricordi la prima conversazione? Ti ammazzo, bastardo! Alla fine opterò per una vita tranquilla. Nessun finale esplosivo per me. Merda. Cyberpunk 2077. È già finito per caso? Cioè, nel senso, ho preso per caso un bad ending.